Proseguiamo allora. Dobbiamo riuscire a trovare la madre di tutti i ragni. Perché mi sa tanto che tipo su quelle ragnatele in altri giochi potrei volarci sopra? Ecco fatto, meno male che avevo ancora il rampino attivo. Metti che non ce l'avevo e volavo di sotto. Morto. La fine di guerra e i demoni hanno vinto. Il caos ha prevalso e gli angeli hanno perso. Beh, d'altronde, alla fine noi non stiamo combattendo per gli angeli né tantomeno per... quello cos'è? Ah, sono i ragnetti quelli piccoli. Né tantomeno stiamo combattendo per i demoni. Stiamo combattendo per il nostro egoismo personale di che cazzo è successo, chi mi ha chiamato, perché sono nei casini ora io, semplicemente. Poi, meno male, ho sbagliato. Ah, che palle. Ovviamente, no? Sì, vorrei levarmi, se non vi dispiace. Questi qua con sta armatura cristallo sono un grosso problema da evitare. Che poi sono verdi esattamente come super mutanti in Fallout. Hanno la stessa forma. E lo stesso colore anche. Oh, fermo! Levati dalle palle. Ecco fatto. Uno ce lo siamo già tolto. L'altro adesso ci pensiamo. Ah, angioletti! Mi ha preso con un uppercut. Perfetto, anche questo levato. Aspetta che cambio arma. Non l'ho preso mai. Non l'ho preso mai perché l'animazione si è annullata. E che palle. Uno, due e tre. Tutti via. Via angioletto. Via angioletto numero due. Via angioletto numero 3, che peccato non si è attivata subito, ecco qua. E infine, angioletto numero 4. Dammi il cerchio. Oh, e sono soddisfazioni. E rimettiamo questo così. Così dicevo, attiro sti stronzetti. Gli sono proprio andato di faccia, ma proprio totale cattiveria. Guardalo. Guarda che stronzo che sono. Sono proprio un coglione. Non riesco a schivarlo, troppo. Ha un raggio troppo ampio questo. No, hai preso il nemico sbagliato, Terra. Terra e Terra, guerra. Ogni volta Terra e guerra confondo. Vieni, vieni, vieni. Perfetto, ne però l'ho presa comunque. Non ho più cose di cura, fantastico. Ma levati, brutto cretino.
benissimo che mentre sono in animazione non mi puoi fare nulla. No, nemico sbagliato. Ah, ok, perfetto, è morto. Che culo, che rischio, mamma mia. Ce la siamo vista pelo pelo male questa, eh. Ecco fatto. Allora, noi dobbiamo proseguire di qua. Ok, ma qua sopra magari c'è una cesta di vita? No, di qua c'erano i tentacoli che io ho fermato. E quindi Nisba. Ah, ho capito, siamo tornati direttamente nella villa. Vabbè, bel giro che abbiamo fatto. Mi chiedo solo se c'è una cesta di vita che io abbia lasciato in giro. Sì. Eccola qua, per fortuna che l'avevo lasciata una in giro. Vediamo. Dai. Vabbè, dai. Pensavo molto peggio. Poteva essere molto peggio. Ok, sì, basta. Direi che possiamo proseguire. Non mi serve altro. Beh, magari un giro da Vulgrim ce lo potremmo fare, ma... dove lo trovo Vulgrim? Bella domanda. In teoria qua non mi sembra di averne ancora trovato una volta sola. Anche perché se l'avessimo trovato in teoria, appunto, ci saremmo già potuti teletrasportare e levarci dalle balle. Ovviamente anche Vulgrim non è scemo. Non si è messo in un'area così pericolosa. Ci arrivo qua? Ci arrivo qua, perfetto. Pelo pelo, ma ci sono arrivato. Ecco, fatto. Rampino magico che fa le sue acrobazie. La tana di Silito deve trovarsi al di là di quella barriera appiccicosa. Ecco, un altro forziere. Ok, io penso di essere pronto. Magari farei ricaricare un po' la barra, ma niente più. Mi servirebbero altri cristalli di vita giusto per sicurezza, ma in teoria noi siamo a posto. Va bene, io direi di entrare. La tua presenza mi onora, cavaliere. Si sentono così tante storie sul tuo conto. Il sapere è potere. Tu hai ucciso 3 degli eletti. Hai preso il loro cuore. Macabro. Lo so. È per questo che sei qui? Per uccidere l'ultimo guardiano della torre? Per strapparmi il cuore? Ma che intelligente! Ti ha spiegato perché abbiamo versato il suo sangue corroto? Perché corroto? Il suo potere malefico pulsa nei nostri peti? Non è ciò che gli eletti stanno proteggendo, cavaliere. Il nostro compito è impedire il ritorno di Samael. Ah, ora siete voi buoni, costo. Certo! Certo. Vuoi uccidermi e tornare da Samael con il mio cuore? Che è quello che farò. Egli rappresenterebbe una minaccia di gran lunga più pericolosa di tutti gli eletti messi insieme. Questo lo immagino. Non sono venuto a chiederti consiglio, Arachnide, o a sentire le tue storie. I miei piccoli danzeranno al ritmo delle tue grida. Mi ha fatto molto ridere questo discorso. Non ci arrivo, aspetta. Non ci arrivo. Ma porca puttana, guarda. Ecco fatto. Tirati su. Ma porca puttana. Ci manca solo il ragno che si teletrasporta. Il ragno che si teletrasporta mi mancava. Ne
nella sezione cose strane che ho visto. Ma va, cosa sto facendo io secondo te? Dai, l'avevo schivata io. Dai, l'avevo... Ma porca, aspetta. Oh, tieni duro, piccoletto! No, stavolta non mi freghi. Finisci di teletrasportarti, maledetto! Basta! Hai rotto il cazzo, smetti di teletrasportarti! Che cacchio di aria d'impatto c'ha quel salto? E niente, non riesco a schivarlo. Uno, due, tre, quattro. Niente, mi prenderà ovunque io sia. Uno. E niente, non è schivabile. Guardalo, che cazzo di aria d'impatto c'hai? Brutta stronza! Tieni duro, piccoletto! Vabbè però. Hai rotto il cazzo, però. Mamma mia! So manco dove sei ormai, io sto combattendo a cazzo. Niente, quell'attacco lì è impossibile da evitare. C'è un culone troppo grande per essere evitato. Non ribellarti, farò in un attimo. Vorrei avere dei cristalli di vita. Certo, ora che sono trasformato. Ovviamente. Dio santo. Riproviamo sta battaglia. Però furbi gli sviluppatori. Quando crepi ti fanno respawnare qua davanti, ok, con la cesta di vita, che però se l'attivi una volta non è più riattivabile. Cioè, che cosa mi serve questa cesta di vita se non posso rifillarmi? Sono a 3 tacche di vita. Però perlomeno ho atteso un pochino e mi si è ricaricata la barra gialla. Thank you.
sono stupido io perché ho imparato che questa c'ha il culone. Mi devo spostare di lato, non in avanti. Vabbè, però sto rampino non serve una sega. Sto rampino non serve veramente una sega, non arriva neanche a distanza. Però dai, tieni duro, piccoletto. E stai ferma. E ora inizia a teletrasportarsi sui muri. Uno. Sei uno stupido se cai di sama, ex. Vabbè. Uno. Due. E tre. Uno. Due. E tre. No, qua ho sbagliato io. Ho sbagliato io a posizionarmi. Uno. Due. Tre. Uno. Due. E tre sopra di me. Vabbè, ma dai, ma questa l'avevo schivata, scusami. Dai, questa non è giusta, mi si è schivata alle spalle. Vabbè, però dai. Uno, due e tre. Sì? Lo dici tu? Ecco fatto! Il tuo cuore ora è mio! Maledetto ragno teletrasportatore! Vabbè, però dai! Che sfiga! Mamma mia, che cattiveria! Ma poi come faccio a sapere dov'è il cuore io? Ma che ne so? Mi aspettavo un ultimo commento tipo: sei uno stupido! Stai aspettando l'ultimo cuore. Pensi che ti lascerà vivere abbastanza a lungo da ricevere il tuo compenso? Guarda, io sono abbastanza sicuro che rispetterà il suo patto. E a cosa mi serve questo, scusami? È una pietra della vita, fantastico. Cosa mi serve questo rampino? Seriamente? Ah, è una pietra di vita, ma c'è... No, è una pietra del tempo, eh? Ma scusa, è il rampino che serve? Non lo so. È il momento di tornare indietro, allora. Oh, finalmente posso ritornare sul mio cavallo. Aspetta che prendo la rincorsa. Oh, e finalmente siamo tornati nelle lande cinere. Vulgrim, caro vecchio simpaticone. Ho un po' di anime da spendere. Che cosa posso comprare? Prima ti do gli artefatti.
1500, meglio di nulla. Questo potrebbe essere utile. Me lo potrei tenere da parte. Io aumenterei ancora una volta questa. Mi rimangono 2600 anime. Come le usiamo? Per adesso direi basta. Anche se potenziare questo volendo. Anche il pugno dovrei potenziarlo effettivamente, ma... E ora, Vulgrim, è il momento di teletrasportarmi. E rieccoci qua. Silita, mi piaceva. Che peccato. Forse hai delle anime per lenire il mio dolore. Te le ho già date, Vulgrim, non essere avido.